Bilancio per i primi 9 mesi di attività dell'articolo 32 Ambulatorio Solidale, con sede presso l'associazione Voglia di Vivere. Oltre 80 soci e circa 40 volontari tra medici ed infermieri per circa 7.500 euro di fondo per acquistare farmaci, materiali di consumo ed attrezzature. Da gennaio si sono rivolte all'ambulatorio circa 50 persone, in gran parte immigrate, mentre molte di più le chiamate per interventi. Durante il Covid noi siamo stati coinvolti direttamente dall'azienda sanitaria locale che ci ha chiesto di svolgere, di fare un'indagine sierologica presso la parrocchia di Vicofaro. Abbiamo praticamente esaminato tutti i ragazzi che sono ospitati da Don Biancalani. Poi abbiamo collaborato sempre con l'ASR per conto della Croce Verde a fare tamponi domiciliari in soggetti dimessi dall'ospedale. Abbiamo sempre seguito i ragazzi spostati da Vicofaro a Spazzavento, una struttura che ha messo a disposizione la diocesi. Naturalmente noi non siamo soltanto medici dei migranti, il nostro diciamo, target sono tutti cittadini indigenti, anche quelle persone che hanno regolare assistenza, che hanno tessera sanitaria, che hanno un livello di reddito ISEE fino a 8.000 euro. Nuovi servizi? Sia a Vicofaro che a Spazzavento facciamo un intervento ogni 15 giorni di ambulatorio, proprio di ambulatorio di base per intendersi, e diamo non soltanto prestazioni sanitarie ma anche consigli, educazione. Partirà da dopodomani il nuovo servizio di accoglienza, diciamo di reception, di accoglienza anche personale presso la LILT in via Andreini. Lì noi tutti i mercoledì sarà presente un medico e un infermiere, o due infermieri e un medico, adesso vediamo come, e noi facciamo lì un punto d'accoglienza.